appuntamento è stato promosso dalla Fondazione Sud, dal Mezzogiorno Europa e da Infiniti Mondi, che io ora presento, Indegna e CRS. Noi con Infiniti Mondi stiamo facendo già da alcuni mesi un lavoro sulla memoria. Molti di voi sapranno che abbiamo fatto anche al Maschio Angioino la mostra appunto sul libro Berlinguer e stiamo proprio ragionando sul valore della memoria e sulla ricerca che può essere utile per leggere il presente e per trovare una strada per il futuro. Io credo che dobbiamo essere molto grati ad Alberto Olivetti, a Luisa Boccia che oggi non è qui per motivi personali, per altri impegni, per averci messo a disposizione questo manoscritto in grano, perché lo dico io, diciamo che ho un figlio 14enne, secondo me è importante che diciamo, riusciamo a far conoscere alle giovani generazioni cose che per noi sono scontate, ma che invece per loro scontate non sono. E attraverso questo manoscritto, poi Alberto Olivetti lo dirà molto meglio di me, si ripercorre proprio la storia del Novecento, la storia di, attraverso la storia di Ingrao e insomma ci consegna scritti che fanno riflettere molto anche su quello che sta accadendo in questi giorni, proprio perché diciamo proprio la prima parte, quella che riguarda diciamo tutto il percorso che va dal 39 al 59, ci riconsegna proprio la costruzione del Partito Nuovo di una generazione che aveva conosciuto il fascismo e che invece riesce a trovare un percorso per far partecipare alla politica, alla costruzione di un percorso democratico di massa tantissimi giovani. Allora io credo che sia importante per questo che diciamo, questo manoscritto lo consegniamo in qualche modo alle giovani generazioni. Olivetti, e gli do subito la parola, mi pare che però sceglie un modo con il quale affrontare questo percorso storico ed è un metodo diciamo che è anche molto legato al grado, perché è il metodo appunto della capacità di cogliere e dar voce alla molteplicità. Lui dice proprio nel libro che c'è questa esigenza di far sì che la realtà non sia univoca, non sia diciamo, uniforme, ma che, come diceva Ingrao, appunto bisogna affrontare la complessità del reale. Quindi io do immediatamente la parola ad Alberto Olivetti che così ci illustra il CRS e così ci illustra il libro. Grazie naturalmente all'Associazione del Sud, alla Fondazione del Sud, grazie a... Non si sente. Allora, devo tenerlo molto vicino, è così. Io svolgo qui un compito introduttivo nel senso stretto del termine, cioè informo su questo libro. Questo libro, che è intitolato Memoria, fu compiuto da Pietro Ingrao nell'anno 1998 e rimase tra le sue carte inedito, ma il dattilo scritto conservato nell'archivio Pietro Ingrao presso il Centro Riforma dello Stato di Roma è un dattilo scritto in tutto e per tutto compiuto e potremmo dire pronto per la stampa. Ha un andamento che si dipana in 16 capitoli e racconta la vicenda di Pietro Ingrao a partire dalla sua formazione fino ad arrivare dal punto di vista degli avvenimenti che vengono registrati al caso Moro, al sequestro e all'assassinio di Aldo Moro, ma poi ha una parte finale, un capitolo e un ultimo conclusivo che affrontano le questioni aperte all'altezza di quell'anno 1998, dunque con un portato
va al di là della cronologia stretta che ho indicato prima. D'altra parte, l'andamento del libro intreccia in un modo molto efficace una testimonianza diretta di un partecipe degli avvenimenti, quale Grau è in prima persona, che sono gli avvenimenti nel corso degli anni e della vicenda del Partito Comunista Italiano, ma anche poi gli avvenimenti della, possiamo chiaramente dire, della questione italiana nel suo complesso. E sono gli avvenimenti che non concedono molto in questo testo a riflessioni o riferimenti di carattere personale e privato. È un testo eminentemente di riflessione politica e vorrei aggiungere un testo di riflessione politica da un'angolatura che potremmo dire di primo acchito problematica e interrogativa, ma in seconda istanza fortemente motivata da un'assunzione di questioni teoriche che la vicenda del comunismo italiano e più in generale la vicenda del comunismo internazionale del Novecento pongono all'attenzione di un politico il quale non è chiuso, non è mai stato chiuso dentro la mera esercizio pratico delle virtù della politica, ma ha sempre associato all'esercizio della politica, all'impegno, all'attività, una costante riflessione che possiamo dire di ordine teorico. Questo libro, dunque, diversamente da due testi che noi dobbiamo a Pietro Grau da lui pubblicati, un primo del 1990, una conversazione con Nicola Tranfaglia intitolata Le cose impossibili, in cui riandò all'altezza di Milano alla sua vicenda personale, alla sua formazione e a quanto lo ottenne nel campo della politica come uno dei protagonisti della storia del PCI. E poi un secondo volume che pubblicò nel 2006 presso Einaudi, intitolato Volevo la Luna, il quale volume, presentato piuttosto come un'autobiografia, era anche dal punto di vista letterario della scrittura un libro che congiungeva elementi di riflessione più strettamente politico-storica a momenti, aperture sul piano della privata memoria di vicende e casi della sua vita. Questo libro, e mi avvio rapidamente a concludere questa breve introduzione, questo libro dunque ha un aspetto, vuoi per il contenuto, ma vuoi molto anche per il tipo di scrittura, che è una scrittura davvero di memorialistica politica. È una scrittura asciutta, con un ritmo che non concede se non alle pressanti questioni che volta a volta si affacciano sulla scena dell'Italia e del mondo. E questo contraddistingue l'asciuttezza, contraddistingue questo libro perché ci restituisce delle qualità che di Pietro Grau sono state spesso sottolineate, cioè essere in Grau un uomo che aveva in mano, non solo per formazione molto profonda e personale, aveva in mano, come dire, lo strumento della scrittura e una consapevolezza di che cosa fosse una scrittura, vorrei dire, non conformistica, non gergale, non usuale, e piuttosto invece una scrittura contrassegnata sempre da una tonalità che è quella che fa poi lo stile di uno scrittore, e questo è un versante che credo si apprezzi nel libro. Del resto, in Grau
come credo sappiate, se così possiamo dire, esordisce 19enne nel 1934, entrava in nato nel 15, nel 1915, esordisce come poeta con un risultato eclatante di riconoscimento delle sue qualità e doti, fino al punto che per qualche tempo fu considerato una speranza della poesia italiana. Speranza che poi fu forse in parte verificata e perseguita in tale età, quando il Grau nel 1986 pubblicò questa sua prima raccolta di poesie, Il dubbio dei vincitori, che come è facile intendere, come molti si ricorderanno, un riscontro anche di sorpresa, di un uomo che nel 86 aveva ormai superato la settantina e che nessuno o pochissimi conoscevano per un cultore di poesia. Chiudo dicendo una cosa che mi preme. Il titolo di questo libro che voi vedete è Memoria. Nella realtà il dattilo scritto ha un titolo che è Memorie di guerra. E io, nella mia qualità di curatore, mi sono a lungo interrogato se fosse legittimo togliere quel di guerra e mettere memoria al singolare. E come è necessario che io vi dica che il dattilo scritto fu tirato fuori dai fattori dell'archivio, dove era conservato sempre tra carte che riguardavano epoche intorno al 39-45 e che si credeva fosse un faldone che raccoglieva carte sparse di quegli anni. Uno studioso che studia giovane in grado, Nino Cardillo, andò a scartabellare e trovò che questo scritto, Memoria di guerra, in realtà era questo che vi ho descritto nel libro che avete davanti. Memoria di guerra è un titolo molto forte che si giustifica alla stregua di un convincimento di Grau, che cioè la vicenda che l'ho visto coinvolto dal 36, 21enne, già dal 36 al 45 e poi dopo dal 45 al 56 e poi dopo ancora, è un'epoca contrassegnata a livello mondiale dalla guerra, guerra che è terreggiata, è guerra civile, è guerra che comunque insiste e incide nell'attitudine dei contrasti politici che vengono tutti dalle varie parti in campo, esercitati, elaborati, vissuti come, ahimè, strettamente legati a una temperie di contrapposizione e militarizzazione. La politica ha avuto degli anni in cui, addirittura l'immaginario che trapela dall'uso, dal lessico, dal ricorso a parole militarizzate, schieramento, avanguardia, lotta, era intriso di una consapevolezza. Siamo appunto in campo, questo campo non è solo contrassegnato da una latitudine guerresca, ma ahimè è un campo che è stato fino ad ora, fino ad oggi e anche domani, segnato da guerre in atto, vissute e combattute, con quello che questo vuol dire di distruzioni, di morti, di sangue. Dunque, togliere memoria di guerra e mettere memoria è stata una scelta sulla quale ancora io non sono conciliato e ho ogni tanto qualche pensiero che mi torna. Del resto, in una nota che ho stilato in appendice al volume, racconto questo che vi ho detto e richiamo il fatto che lunghe pagine
ripeto, teorico, ragionano su come sia stato possibile e legittimo definire i decenni che vanno nella vita di Ingrao dal 30 al 80 come decenni di una guerra che era più o meno in atto e nella realtà effettuale e nella realtà, diremmo così, subliminare che riguarda ciascuno di noi nel suo intimo e che motiva le sue scelte e anche il senso che gli viene dato alla sua vita. Grazie. Bene, Olivetti ci ha giustamente spiegato anche come si divana, no, il libro nelle varie fasi. Il libro è diviso appunto in tre parti, dove ci sono gli anni della formazione, la parte diciamo del C, come lui ha vissuto essere dirigente del Partito Comunista, e poi tutti i risolti del dialogo trentino, diciamo, se si fa una sintesi da fare in questo modo. Ora io a Umberto Ranieri, col quale tra l'altro ricordo anche personale, nel senso che io due volte l'ho incontrato in Ingrao, è stato una volta quando ero segretario della Federazione Giovani Comunista, Umberto era segretario del Partito Comunista e facevamo la pantera e ci fu Ingrao che venne a Napoli. E mi ricordo che appunto, un ricordo per me molto bello fu che Ingrao, cosa che non fece con gli studenti del 68, ci disse: badate bene, questi ragazzi con la pantera stanno ponendo un problema vero. Io ricordo che anche uno scontro, diciamo, in qualche modo politico con Umberto, perché stanno ponendo attraverso il sapere anche una questione che ci riguarda direttamente come Partito Comunista, per le forme del sapere, per il rinnovamento della politica, e quindi dobbiamo guardare a quello. E fummo tutti, noi stavamo in giorni completamente, diciamo, presi dal movimento, quindi stanchi, però fummo molto contenti che lui, una riunione di partito, assolutamente di partito, decise di aprire con la sua solita capacità di ascolto, di aprire appunto parlando agli studenti. E il secondo ricordo che ho invece, vabbè, quando io ho fatto il praticantato della Liberazione, che ho avuto la possibilità di fare un forum con lui, e come al solito alla fine il forum divenne il contrario, fanno le domande in grado, io faccio le domande a lui, come va sempre nel suo costume. Allora io vorrei che Umberto appunto affrontasse questa parte, se vuole, diciamo proprio della, diciamo del, anche perché nel libro c'è tutta una parte che riguarda il 12° congresso, dove c'è uno scontro molto forte, dove Ingrao viene sconfitto su un nodo politico che è quello del modello di sviluppo, e quindi forse è interessante anche sapere la lettura di Umberto qual è. Sì, grazie. Beh, io sono lieto di partecipare alla discussione su questo bel libro di Pietro Ingrao, un libro da leggere, da custodire per il fascino letterario e per i contenuti della ricostruzione che Pietro Ingrao fa della vicenda politica dei comunisti italiani e del paese. E su una questione in particolare, poi proverò a dire delle cose anche sui problemi da te posti, ma insomma su una questione in particolare io, leggendo questo libro, mi è venuto di riflettere, di approfondire. Pietro Ingrao si pone nel suo bel libro un interrogativo, a più riprese lo fa, insomma: quali cause sono all'origine del crollo dell'Unione Sovietica? E qual è il nodo irrisolto, si chiede, il punto cruciale che ha portato alla fine del secolo scorso a quello che Pietro Ingrao considera una sconfitta del movimento operaio mondiale. Insomma, come è stato possibile, continua Ingrao, che nel giro rapidissimo di un decennio si sia prodotto il crollo di quel sistema politico-militare blindato, complesso, quasi come, egli dice, l'improvviso disfarsi
in polvere di una torre. E qui con l'immagine della torre torna il verso contenuto nel Dubbio dei vincitori: pensammo ad una torre, il comunismo, scavammo nella polvere. L'interrogativo che si pone Pietro Ingrao è di una straordinaria complessità. Con esso si sono cimentati e continuano a farlo storici, studiosi ovunque nel mondo. Del resto, nel corso del XX secolo il comunismo ha alimentato speranze e paure, sogni e incubi di buona parte dell'umanità. Né è facile indicare in un solo aspetto significativo della storia mondiale del secolo scorso che non abbia a che fare con esso, che non abbia conosciuto la influenza di quel comunismo cui Ingrao giungerà nella seconda metà degli anni 30, quando allontanandosi dopo la guerra di Spagna dal fascismo giovanile sceglierà il Partito Comunista. Sono belle e fanno riflettere le pagine in cui Pietro Ingrao ricorda quegli anni, giovane e inquieto, dall'arcaica ciociaria arriva all'Università di Roma ed entra nella cospirazione antifascista attraverso un incontro con altri giovani, lo straordinario gruppo romano di Antonio Amendola, Paolo Bufalini, Aldo Natoli, Lucio Lombardo Radici, giovani formatisi, lo ricorda Ingrao, attraverso le esperienze e le passioni di un'Italia che nel finire degli anni 30 era percorsa da confusi fermenti. Il fascismo non era un blocco monolitico, e anche sotto i suoi simboli si riapriva un dibattito ideale e nuove spinte e bisogni culturali cominciavano a confrontarsi, a premere, fermenti che si riveleranno appieno dopo la liberazione, ma che erano nati prima, negli anni 30. Quei giovani del gruppo romano venivano da storie diverse, alcuni erano già collegati con il Partito Comunista clandestino. Ingrao giunge al comunismo e ce ne parla con parole che coinvolgono emotivamente sulla spinta di una domanda di libertà. Pietro ricorda quella che chiama la congiunzione originaria, costitutiva fra libertà e comunismo, che dall'origine mosse quei giovani e segnò tanta parte della loro militanza nel Partito Comunista. Insomma, sembrò allora che con il comunismo la libertà fosse messa con i piedi per terra e la politica diverrà il compito che assorbirà tutta una vita e il partito politico apparirà in Ingrao necessario, obbligato per affrontare il mondo e cambiare. Nascerà allora l'assolutezza della forma del partito politico che poi, ricorda Ingrao, ci vincolò e ci trascinò così strettamente. Togliatti dopo la liberazione valorizzò quei giovani. Il gruppo dirigente del Partito Comunista Italiano nell'Italia tornata libera si formò attraverso un impasto singolare dove la schiera di coloro che uscivano dal carcere o venivano da lunghi esili, uomini di Mosca, si mischiava con i giovani cresciuti sotto il fascismo e che erano passati attraverso la resistenza. Così nacque il Partito Nuovo. E non si capisce la vicenda del Partito Comunista Italiano, scrive Ingrao, anche della sua lunga durata, se non si coglie questo intrico di una dottrina rigida, di una secca disciplina e contemporaneamente la porta schiusa alla esperienza politica di una generazione nuova che si apriva alla politica. Vivevamo, scrive Pietro, un singolare intreccio fra il dogma, la ricerca e l'invenzione politica. Questo è il Partito Comunista di quegli anni.
La politica comporta certo il coraggio dell'autocritica, ma anche quello della memoria. Ma il pensiero di Ingrao tornerà all'interrogativo di fondo che lo assilla. Qual è stato l'errore strategico che ha condotto il comunismo allo scacco? Sul modo in cui ne discute Ingrao vorrei dire alcune cose. Io sono convinto che il crollo del comunismo comporti una discontinuità paradigmatica che ancora oggi è lungi dall'essere stata analizzata. Si tratta di un compito delicato, complesso, ma ciò che non si può fare è rimuoverne i significati e minimizzarne gli effetti. C'è un'altra domanda tuttavia da porsi e ad essa tocca rispondere soprattutto a noi che del Partito Comunista fummo militanti e dirigenti. Insomma, prima di chiedersi perché quel mondo si è sgretolato, c'è un altro perché. Perché noi che eravamo il partito di Antonio Gramsci ed eravamo persuasi di essere una cosa diversa rispetto ai satrapi dell'Est, perché tacemmo, non capimmo? Io so che nel corso dell'89, mentre il comunismo, la più grande utopia del secolo, era scosso da una crisi irreversibile, noi al 18° congresso del Partito Comunista Italiano evocammo la formula del manifesto di Marx in cui il comunismo rappresenta il futuro nel quale il libero sviluppo di ciascuno è la condizione dello sviluppo di tutti, la promessa più tradita dal comunismo realizzato, e sostenemmo in quel congresso di non vedere motivo per un cambiamento del nome del partito, e mancavano pochi mesi al fatidico 9 novembre dell'89. Ma più in generale io mi chiedo, ma come fu possibile negare così a lungo la natura totalitaria del regime sovietico? Negare che quella promessa di emancipazione che aveva acceso immense speranze si era rovesciata nel suo opposto, che aveva prodotto un esercizio autoritario del potere, aberrazioni. Perché? Ingrao ricorda che in fondo si pensava che fosse il prezzo inevitabile di una trasformazione rivoluzionaria. Anche Amendola era di questo avviso. Così pensammo fino al 56. In realtà anche dopo il rapporto segreto e la denuncia dello stalinismo, non ci risolvemmo a riconoscere che il fondamento totalitario di quel sistema, malgrado il 20° congresso, fosse rimasto intatto. Ingrao prova a darne una spiegazione, ricorda l'inclinazione militare che assunsero in quei tempi lo scontro politico e il lessico stesso della politica. Ricorda il mito, il culto dell'atto che scioglie il groviglio sociale, ricorda il 17. Ricorda la durezza sommaria di Lenin che inveisce contro Kautsky, il rinnegato, una parola che oggi, dice Ingrao, mi ripugna, e ricorda la parola fatale, il tradimento, con cui furono giudicati quelli che abbandonavano le file del comunismo. Ingrao ricorda Togliatti del 56, le sue reticenze, le ambiguità dell'intervista a Nuovi Argomenti. Togliatti che evoca quasi a darsi ragione dei silenzi sui crimini di Stalin la disciplina di ferro di quei tempi lontani. Argomenti cui anche andò la comprensione dello stesso Ingrao degli editoriali dell'Unità da lui diretta. Pensò allo stesso modo Giorgio Napolitano nel suo zelante conformista intervento all'ottavo congresso. Entrambi guarderanno con
con amarezza e dolore e sofferenza le posizioni da loro sostenute in quel terribile 56. E qui, in questa inclinazione militare, stanno per Pietro Ingrao le radici in cui affondano i colpevoli silenzi dei comunisti italiani. C'è un punto di fondo, tuttavia, che andrebbe considerato. Nel Partito Comunista fu forte il convincimento che, malgrado tutto, nei paesi del socialismo reale fosse intervenuta una rottura rivoluzionaria che, abolendo lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, aveva gettato le basi di un regime qualitativamente migliore delle società capitalistiche. Ricordo su questo punto le aspre discussioni con un compagno a noi tutti caro come Gerardo Chiaromonte. E durò a lungo questa convinzione nel PC. Berlinguer ancora negli anni 70 parlò del sistema sovietico come un regime socialista con tratti illiberali. In fondo lo stesso disperato tentativo di Gorbaciov alla fine degli anni 80 alimentò nel PC l'illusione che accanto alla socialdemocrazia potesse prendere corpo una sinistra comunista rinnovata, una versione democratica del progetto comunista che avrebbe consentito di mantenere una distinzione rispetto all'approdo socialdemocratico. Ecco perché la perestroica fu intesa come la dimostrazione che il sistema sovietico fosse riformabile e non si avvertì che il muro a Berlino sarebbe crollato di lì a pochi mesi e che una storia si concludeva. E non fu fatto, questo forse è la responsabilità maggiore, uno sforzo per fare intendere ai militanti, all'elettorato, come stavano le cose. Pietro Ingrao coglie un punto di fondo quando sostiene che l'impero sovietico crolla perché non riesce ad articolare al suo interno, ad articolarsi al suo interno, perché non sa reggere le diversità. Si potrebbe dire, io credo, utilizzando Gramsci, che l'Unione Sovietica fu incapace di egemonia. Il contrario di quanto seppero fare gli Stati Uniti nel dopoguerra, verso l'Europa. L'Unione Sovietica fu mossa da un'ansia di omologazione, ruppe con Tito, represse nella Repubblica Democratica Tedesca nel 1953 gli operai in sciopero, poi in Ungheria, poi a Praga, poi il conflitto con la Cina, poi la Polonia. La verità è che tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80 lo smottamento delle motivazioni politiche e ideali del comunismo era ormai inarrestabile, che il terreno era franato, che la persistenza degli stati di polizia comunisti in Europa era ormai intollerabile. Ma c'è un punto di fondo, concludo, che occorre far emergere. In tutte le sue versioni il comunismo non sarà in grado di corrispondere alle due domande di fondo che pongono gli uomini, una domanda di libertà e una domanda di benessere. Sarà impietoso il confronto tra la stagnazione e l'arretratezza dei paesi del socialismo reale e le promesse di prosperità e di libertà in Occidente. Poi giunse Gorbaciov, ma il comunismo non era più una modernità alternativa, come scrive Pons, al capitalismo, che intanto aveva conosciuto una straordinaria trasformazione. La novità, la verità è che noi stentammo a dircela, è che una sola tradizione del movimento operaio aveva prodotto libertà e benessere: il socialismo democratico e liberale, rispettoso dell'autonomia individuale, né statalista né dirigista. Una verità che il PC non accolse e che il PC, con tutta la sua particolarità, non volle accogliere, rimase estraneo alla cultura originata dalla tradizione socialdemocratica, che fu all'origine dello Stato sociale, della riforma del capitalismo. Ingrao capì che il mondo socialdemocratico andava studiato e compreso, lo fece con il CRS, e tuttavia
mi chiedo spesso perché nell'89, invece di porre questo problema, si trasformi il PC in un grande partito socialdemocratico. Invece di porre questo problema, scelse una strada senza futuro, la rifondazione del comunismo. Mi è sembrato di cogliere, forse sbaglio, ma una qualche riconsiderazione di quella condotta nelle sue parole nel libro, quando egli scrive: con il crollo del comunismo si compiva una sconfitta storica. Io, dice Grao, rifiutai di riconoscerlo ostinatamente e restai persino aggrappato a un nome e a un simbolo. Sono belle le parole del libro in cui Pietro ricorda il dibattito che si svolse nel PC, poi il 68, le lotte operaie, le intuizioni e le contraddizioni del manifesto e la figura di Trentin, tra i più notevoli pensatori sociali del suo tempo, il più creativo, io credo. Apprezza in Grao la ricerca coraggiosa in cui Trentin si impegna nel suo libro, ma avverte che corre il rischio di sottovalutare il ruolo che la sfera dello Stato ha assunto nella modernità e mette in guardia da un fenomeno in atto oggi, nel 2018, quando Pietro dice: attenzione, c'è chi aizza quelli che stanno in basso al disprezzo dell'agire politico. E che cosa oggi il populismo, 5 Stelle, se non l'invito al disprezzo dell'agire politico? E ci dice anche un'altra cosa importante quando ricorda che oltre il processo intimo della produzione, in cui si gioca ancora la partita del conflitto sociale, oggi ci siano altri momenti vitali, li chiama, altri problemi ardenti e inediti che domandano una espansione e una liberazione. Ho concluso. Da giovanissimo ho guardato con notevole interesse alle riflessioni dell'ingraismo. Allora, nella seconda metà degli anni 60, era la cultura che più rompeva con la tradizione comunista, portava una ventata di aria nuova. Poi fu la furia della storia con le sue drammatiche repliche a produrre in me una rottura prima psicologica, poi politica verso il comunismo, e questo mi spinse a letture nuove, a cercare nella tradizione delle componenti antimassimalistiche un aiuto a capire, a orientarmi, ma mantenni rapporti politici e umani con Ingrao. Ricordo un lungo viaggio con lui in Basilicata, la sua gentilezza, la disponibilità a faticose riunioni in quella terra profonda del sud. Poi mi sembrò che di fronte all'89 Pietro ricorresse a vecchi schemi, che l'ingraismo si trasformasse o rischiasse di trasformarsi in una cultura di conservazione, ma il rapporto umano resse alla sprezza della politica. Conservo i suoi messaggi sull'elogio della lentezza, l'attenzione per l'altro, la ricerca del luogo in cui si è costretti, non si è costretti a competere, ma si cerca la collaborazione con gli altri. E un altro messaggio sulla poesia: era un momento difficile per me, gli dissi che ero alla ricerca di un verso che mi aiutasse a sopravvivere. E conservo la sua risposta: la poesia è generoso, mi scrisse, quel verso lo troverai. Oggi è forte la nostalgia per personalità come Ingrao, soprattutto in un'epoca in cui assistiamo a un declino e un impoverimento della politica, ma anche per superare tutto ciò la lezione di una personalità come Ingrao può aiutarci.
Bassolino. Io prima di dargli la parola voglio soltanto riprendere l'ultima parte, questa che diceva appunto della tensione tra la persona e la politica, no? Tra, diciamo, la spinta di libertà e il comunismo, che in qualche modo poi lo spingeva anche all'ascolto, al partire da sé, che è una cosa che aveva imparato dal movimento delle donne, dal farsi capire, che era poi il tratto essenziale in qualche modo della politica, del modo di fare politica di Ingrao. E diciamo quel metodo del dubbio che gli serviva per non rimanere soffocato, come dico giustamente tu, dalla rigidità comunista. Io credo che in quella parte c'è poi quello che anche ha lasciato il segno, no? Anche dopo, quel saper parlare ai movimenti delle donne, ai movimenti studenti, al movimento ecologista, raccolto appunto poi dopo da altri. Penso per esempio all'emendamento che Bassolino propose immediatamente dopo nel congresso di Firenze sul nucleare, no? Che in qualche modo era dentro tutta quella cultura. E quindi do la parola a Bassolino. Sì, io vorrei innanzitutto ringraziare davvero molto tutti voi che avete accolto l'invito delle due fondazioni, Mezzogiorno Europa e Fondazione Sud, per questo libro di Pietro Ingrao. E poi ringrazio molto Alberto Olivetti, che è curatore del libro. Invito davvero, il testo fuori, a comprarlo e a leggerlo con grande attenzione, davvero ne vale la pena. E poi, lo dico davvero con grandissima sincerità, sono davvero molto lieto che questa presentazione la facciamo assieme le due fondazioni, io e Umberto Ranieri, assieme a tanti di voi che stanno qui. E come si può facilmente immaginare, per me il libro è un intreccio di riflessioni politiche e poi anche di tanti ricordi personali, come per tutti quanti noi. L'ho scritto nei giorni scorsi anche in un piccolo post, ci credo molto. A me la cosa che mi ha colpito del libro, Umberto, quando ci siamo sentiti per decidere di presentarlo assieme, mi ha detto: ho preso in libreria il libro di Pirro, è molto bello, è molto bello, e in me poi ha fatto subito questo effetto, è scritto come da un ventenne, per lo spirito, un ventenne di allora, certamente, e un ventenne di oggi, in qualche modo, per lo spirito, il linguaggio, e soprattutto per la curiosità politico-culturale, per la voglia di capire quello che succede, che Pietro Ingrao ha avuto fino all'ultimo giorno della sua vita. E infatti una delle caratteristiche sue era quella di domandare e di chiedere, di ascoltare. Una curiosità enorme per quello che si muoveva, per le realtà locali. Il libro è tutto un grande percorso. C'è la sua Lenola, paese di origine, e con tanti ricordi che si intrecciano. A Lenola, dove arrivavano, scrive Ingrao, due copie del Giornale d'Italia. Poi in realtà molti suoi ricordi si tramandano e sono gli stessi anche delle generazioni successive, fino ad un certo punto, no? A lei non arrivavano due copie del Giornale d'Italia. Io ricordo bene che mio nonno Mazziniano mi mandava a comprare il giornale e io le prime volte gli chiedevo: quale giornale? E lui si arrabbiava,
Come quale giornale? Il giornale, era il giornale d'Italia, che era il giornale del paese allora, no? Su cui poi si sono formate intere generazioni. Infatti il libro è sulla formazione di Ingrao e di tanti altri. Pietro poi si iscrive ai gruppi universitari fascisti, partecipa ai vittoriali, e per dire poi le affinità di una generazione. Si appassiona al cinema, scrive a una scuola di cinematografia, un po' più giovane di lui, Giorgio Napolitano a Napoli, si appassiona al teatro, mentre Pietro Ingrao a Roma lo fa con il cinema. Sono legami culturali di una intera generazione. E a Pietro Ingrao fa grande impressione Tempi moderni, no? Che lui è un film che è un passaggio d'epoca, no? Sulla dignità della persona, tema che lo accompagnerà sempre, sulla dignità dell'operaio, del lavoratore, il grandissimo Charlot in Tempi moderni, l'uomo e la macchina, è una grande metafora che poi vi sarà dopo, il terrorismo e l'amicizia di Pietro con Bruno Trentini, l'intellettuale che io penso come Umberto, per me tra l'altro carissimo amico personale, come un fratello più grande, l'intellettuale italiano che più si è misurato in realtà una cultura europea e con i grandi mutamenti che avvenivano nel mondo del lavoro e della produzione, quello che più di tutti ha capito, per questo anche il dolore per la sua morte, quello che stava succedendo nel mondo. Ingrao si forma in questo modo, partecipa ai vittoriali, poi per lui come Tempi moderni è il passaggio culturale, il passaggio politico è la Spagna, la giovane Repubblica Spagnola, colpita dal franchismo, e quello è il suo passaggio politico. Diventa antifascista, poi scopre il PC, come altri in diverse città italiane. Entra nell'esercito di liberazione, nel senese, dice una frase molto interessante, lui è ormai un partigiano antifascista, ma dice: poiché frequentavo i nuclei locali del PC toscano, sentivo su di me il controllo di ambienti politici, e scrive: siamo stati da sempre sotto sorveglianza. Dice una frase molto bella da tanti punti di vista, come per dire fin da allora, no? E ce lo siamo portati poi nel corso della nostra storia, si potrebbe dire perfino oggi, nelle formazioni politiche attuali, quelle di noi che vengono da una certa storia, avvertono sempre un qualche cosa, no? come se ci portassimo anche nelle nostre case crescenti, attuali, avvertiamo a volte questo sentimento che il giovane Ingrao avvertiva nelle campagne senesi. E poi fa la grande scoperta di Togliatti, lui come Gerardo Chiaromonte a Napoli e tanti altri, cioè la scoperta della politica come dilatazione di massa. Io penso che bisognerebbe ristampare, io ce l'ho caro, conservato a casa, il
famoso discorso di Togliatti al Modernissimo di Napoli del 1944, è il vero atto fondativo del moderno Partito Comunista Italiano, un discorso per tanti aspetti straordinario, e infatti fu uno shock a Napoli il discorso di Togliatti, anche per i gruppi dirigenti di allora fu un trauma. Togliatti con la forza nazionale del discorso che fa, e poi c'è una contaminazione di esperienza del Partito Comunista Italiano. Tenete conto che Ingrao, man mano che passano gli anni, diventa un oratore straordinario, uno dei più grandi oratori di piazza che io abbia mai visto e conosciuto nella mia vita. Come Giorgio Amendola, con due stili molto diversi. Ingrao era un poeta nel comizio. Quando doveva venire a fare un discorso o un comizio a Napoli, per me era un tormento, perché bisognava mandargli prima gli appunti e poi andarlo a trovare, discutere, e poi lui scriveva i suoi appunti e poi arrivava il giorno prima, bisognava riattualizzarli. E l'attenzione alle minime cose mi ha colpito, che in queste ore ho letto Bersani, che legittimamente dal suo punto di vista dice Gentiloni è una sfumatura rispetto al renzismo. Sfumatura, ma per noi che veniamo dal PC sfumatura è una cosa importante. Sfumatura, no? Ingrao voleva sapere ogni sfumatura, perché poi, attenzione, restituiamo ognuno alla sua vera storia nel corso della intera vita, no? Ingrao veniva a Napoli, bisognava raccontargli tutto quello che si muoveva in ogni corrente democristiana, no? Tutti i piccoli spostamenti. Perché? Perché nella sua, nella loro e nella nostra mentalità dell'epoca, le dialettiche interne ai partiti erano espressione di fatti sociali, di quello che si muoveva nella società. E dunque le correnti democristiane erano espressione di pezzi di società, come la dialettica interna al PC, al Partito Socialista, ad altre forze politiche. Le sfumature erano la politica. Questa era la formazione, l'attenzione a quello che avveniva, la costruzione culturale e il rapporto con la piazza. Non è un caso che Ingrao e Amendola erano quelli che, quando succedevano grandi guai nel paese, erano quelli che dovevano andare a ricostruire un rapporto con il popolo, quando il popolo si era ribellato. E se a Reggio Calabria c'è una rivolta contro tutti, e in qualche modo anche contro il PC, contro tutti, doveva poi andare Pirro Ingrao ad affrontare la piazza. Così si apriva una crisi sociale grave in una fabbrica di Castellammare, doveva poi andare Giorgio Amendola nella villa comunale la combinazione tra grande rapporto di massa e le sottigliezze, la politica come arte della distinzione, le sfumature. Leggendo il libro di Pirro, e la
attenzione alla società, il rapporto con il sindacato, Bruno Trentin, la dialettica interna, e nel libro si parla di Rinaldo Scheda e di Bruno Trentin come i due poli della dialettica interna alla CGL. Pensava anche a tanti compagni, amici che vengono dal movimento sindacale. E per dire come eravamo nel bene e nel male, come ha ricordato Umberto, no? Rinaldo Scheda era l'ortodossia, no? E il primato del partito, no? Però per dire i rapporti personali, io ero notoriamente amico di Bruno Trentin, era amico personale, e quando ero segretario qui, se Rinaldo Scheda veniva, come veniva ogni anno, a passare le vacanze nel Cilento, mi telefonava, perché io ero il partito in Campania, anche se amico di Bruno, e prima che lui andasse verso Acciaroli ci dovevamo incontrare da qualche parte, anche in un motel sull'autostrada, perché lui doveva incontrare il partito anche quando era in vacanza. Così erano tutti noi, ma no, beh, però anche con i rapporti umani, che sono tanta parte della politica, e senza dei quali poi la politica rischia di essere un'altra cosa, una cosa astratta, perché invece conta. Infine, Ingrao è stato anche un uomo delle istituzioni, come sappiamo, no? Adesso poi c'è stata tutta una vulgata per cui Ingrao sembra a un certo punto essere diventato quasi un estremista. Ma Ingrao, con difetti seri per tutti quanti noi, è l'uomo che ha avuto una grande attenzione per le socialdemocrazie, un uomo delle istituzioni e sempre per i rapporti personali. Io ricordo bene quando, dopo il 76, si unì la direzione del PC, io ero giovanissimo, introdusse a Berlinguer, bisognava scegliere chi dovesse fare il presidente della Camera. E Berlinguer disse in modo aperto: Amendola o Ingrao. Il primo nome che pronunciò fu Giorgio Amendola, per ragioni più comprensibili, più ampie. Il nome, tutto, Amendola. E Giorgio Amendola che si alza e dice: grazie, ma tocca a Pietro. E tocca a Pietro perché io mi sono sempre occupato di questioni economiche, e Pietro si è sempre occupato soprattutto di Stato e di istituzioni. Era stato capogruppo alla Camera ed era stato nel PC l'estremista, l'operaista Ingrao, la persona che per tutto un periodo più di tutti e più di tanti altri si era appunto occupato del grande tema dello Stato e delle istituzioni, e che dialogava con tanti altri nel Partito Socialista, nella Democrazia Cristiana. Nel libro c'è una frase per me bellissima che mi ha portato ad un ricordo poi di una cena con Giorgio Amendola e Germano. Ingrao dialogava molto con De Mita, perché nella dialettica interna al PC Ingrao era più attento al dialogo con il mondo cattolico e Giorgio era più attento al dialogo con il Partito Socialista. E una sera a tavola con Giorgio
E Germain, Giorgio mi disse a un certo punto: dillo al tuo amico Pietro, dillo al tuo amico Pietro, che non andasse sempre appresso di vita, se non andasse sempre appresso di vita. E disse a un certo punto, disse: perché parla, dialoga, e poi in provincia di Avellino vuole controllare tutto. Io cercavo di reagire e lui mi disse: perché a Napoli, essendo una grande città, Gava, può controllare di meno, perché non ce la fa rispetto all'opinione pubblica di una grande città. E ricordo questa bellissima serata, e qui c'è una incredibile frase di Pirro che io non conoscevo, che ho trovato nel libro, perché Pietro qui scrive a un certo punto: era evidente una napoletana antipatia di Giorgio Amendola verso l'avellinese di vita. Ed è una straordinaria notazione fatta con simpatia, ma per dire poi il livello degli personaggi e dell'epoca e l'attenzione di Ingrao nel dialogo. Io trovo drammaticamente belle le pagine su Moro, drammaticamente belle, e Ingra a un certo punto dice: ancora oggi non mi spiego perché in quei giorni non ci siamo visti tutte le più alte autorità dello Stato, tutti assieme, cioè il Presidente della Repubblica, del Consiglio, della Camera e del Senato. Dice: mai neppure una volta ci siamo visti. Io lo dice con sofferenza, e ricorda la moglie Laura, che è una donna straordinaria, Laura Lombardo Radice, figlia del grandissimo Giuseppe Lombardo Radice, pedagogista, sorella del grande matematico Lombardo Radice, donna straordinaria che poi per tanti anni ha fatto volontariato nelle carceri e soprattutto alle Bibbia, no? E che riportava sempre alla realtà della vita di ogni giorno i carcerati, i sofferenti, no? E spingeva a non tenere la testa tra le nuvole, e Laura dice a un certo punto, racconta Pietro, aveva sentito un discorso di Andreotti alla Camera, e dice a Pietro: è stato duro, troppo duro. Poi una tipica sua frase di Laura, dice: le cose sono più complicate nella vita rispetto a come voi le fate, voi tutti, cioè rispetto a come tutti, la America, il grado, la guerra, noi più giovani, in quei giorni interpretavamo la Bibbia, della fermezza dello Stato rispetto all'attacco terrorista. Se volesse qualche problema e cercasse di fare riflettere. Infine, le enormi contraddizioni di cui dobbiamo essere ben consapevoli. Pietro Ingrao è l'autore di un terribile edito
editoriale, quello del 1956, sull'Ungheria, era direttore dell'Unità, con il titolo da una parte della barricata. Se ne è rammaricato tante volte in privato, in pubblico, da una parte della barricata. E la vicenda che coinvolgeva l'intero gruppo dirigente del Partito Comunista Italiano è durata a lungo, molto a lungo. Mi permetto di aggiungere, è durata nel modo più sbagliato, almeno fino all'Afghanistan. E nella mia memoria, di due persone tanto diverse, Ingrao e Aventa, Ingrao nel 56 scrive da una parte della barricata, e nel 79 la direzione del PC, i russi invadono l'Afghanistan. Io mi alzo per dire che bisogna rompere il Partito Comunista dell'Unione Sovietica, e di fronte a me si alza arrabbiato Giorgio Amendola sbattendo il pugno sul tavolo e mi dice, stessa frase di Ingrao, detta nel linguaggio suo, perché tu devi capire che il mondo è diviso in due parti, dice Giorgio Amendola, 79 ancora, in due parti. E noi siamo da quella parte, poi dice, hai capito? L'ho detto, no, non ho capito. Poi è finita, mi ha preso sotto braccio e siamo scesi al Barbezio, dietro le botteghe scure, e abbiamo continuato per altre due ore a parlare di politica internazionale. Ma siamo nel 79 e ancora siamo ai due campi, noi in un campo, l'altro campo, i due blocchi, e in fondo ce lo portiamo fino all'89, e la vicenda comprende non solo le vecchie generazioni, ma dobbiamo saperlo anche in qualche modo, le generazioni successive. Il grande tema, io penso che in realtà a me fu chiaro almeno dal 68 con Umberto e altri giovani a Napoli, abbiamo fatto allora la battaglia del manifesto che aveva titolato Praga è sola, abbiamo fatto una battaglia, ma forse riflettendo, il treno era già passato nel 56, in gran parte. Nel 68 passa l'ultimo vagone, ed è sempre per questo che io non sono mai stato gorbaciuliano, ma nel senso che mi era chiaro che Gorbaciov era arrivato troppo tardi, il treno era già passato, e invece il legame era sempre così forte che anche in Pietro Ingrao e in queste pagine si coglie la speranza a cui in fondo il PC era aggrappato, e forse ognuno di noi eravamo nell'anno, tutti aggrappati, che potesse Gorbaciov riprendere quel filo che si stava spezzando. E questa contraddizione del nostro legame internazionale ha accompagnato tutta la nostra storia. E infine Pietro che dice, che io mi sono segnato la frase che ha ricordato Umberto, Pietro dice l'89 è una sconfitta storica, mi rifiutai di riconoscerla e di sancirla, e poi aggiunge, restai aggrappato a un nome e a un sì, non me ne tolgo. E cioè è una scelta soprattutto sentimentale, quella che Ingrao fa, oltre che politica, una scelta di affetti, di storia, di vita,
e le frasi sono significative. Infine, chiudo anch'io, è evidente che noi senza nostalgie dobbiamo guardare a questa storia, con grande rispetto e sapendo che la storia conta. E sapendo che di fronte a noi e soprattutto alle generazioni anche più giovani, c'è il grande tema della sinistra e di una nuova sinistra. Noi rischiamo di essere senza sinistra in questo mondo, perché sarebbe lungo il discorso. Rischiamo di essere senza sinistra in Italia e a Napoli. Europeo dove più è in atto una esperienza di sinistra è il vicino Portogallo, mentre la crisi colpisce non solo i partiti che vengono dalla nostra storia, ma la crisi colpisce in modo molto forte i partiti anche che vengono dal filone socialista e socialdemocratico, no? La crisi dell'SPD è drammatica, la Francia è lì, Inghilterra, il problema è enorme davanti a noi, siamo nel di essere senza sinistra, in che senso? No, senso, poi ci sono tante forme, diciamo di essere senza sinistra, vorrei dirlo in questo modo, nel senso vero della parte migliore della nostra storia, cioè senza una sinistra di massa, perché la sinistra deve essere una forza che incide, che cambia, no? Una grande forza che rappresenta milioni di persone, che ha il suo fondamento nel lavoro. Forse non era un caso che io e Giorgio nell'89 e altri pensavamo anche da posizioni differenti al momento della svolta a un partito del lavoro, a un grande partito dei lavoratori, no? Ma la sinistra o è la principale forza rappresentativa del mondo del lavoro in primo luogo, che se è forte lì poi fai alleanza, no? Poi fai alleanza, se no che cos'è la sinistra? Mi ha colpito che in un commento a un mio post su Facebook un compagno nei giorni scorsi ha scritto la cosa mi fa molto riflettere, Vito Tino anche qui dice, parlava della vicenda napoletana, nel periodo di Bassolino c'era molta attenzione per il mondo della borghesia, quando ha fatto il sindaco, e scrive: si avvicinarono imprenditori, avvocati, medici universitari, notari, perfino notari, e quindi le cose si complicarono molto, non era più la sinistra. La sinistra che cos'è? La sinistra deve essere la forza maggioritaria nel mondo del lavoro, e poiché è forte nel moderno mondo del lavoro è capace di dialogare, di allearsi con tante forze. Questa è la sinistra della nostra storia, e questo tema di una sinistra di massa capace di rappresentare milioni di persone è il grande tema. Io penso che ci ritroveremo dopo il 4 marzo ed è il grande tema che è presente in tanti paesi europei, è il tema sul quale impegnarsi e sul quale c'è poco da fare, devono impegnarsi soprattutto le generazioni giovani, perché noi
possiamo dare una mano, possiamo dare un contributo, ma aspetta nuove generazioni riprendere il tema di una moderna, grande forza di sinistra a livello europeo e a livello internazionale e costruire una grande prospettiva in questo senso. Il libro di Pirro in Grao, almeno lo guidi in questo modo, ci spinge a tenere gli occhi rivolti al futuro a partire dalla parte migliore della nostra storia, non a chiuderci nel passato. Per questo io penso che dobbiamo essere grati per tutto il grande contributo che ci ha dato. Voi mi richiamate a una sorta di piccola coda da aggiungere, ma di fronte agli argomenti che avete sollevato e credo noi che abbiamo ascoltato abbiamo anche percepito la ricchezza dei temi e degli argomenti di questo volume. Io voglio forse riprendere l'invito di Antonio con cui ha chiuso il suo intervento, cioè come guardare all'oggi e come un libro come questo possa, se ha, fornire qualche strumento. E devo confessare che in un modo che è abbastanza sorprendente, questo è il libro scritto da un uomo a 83 anni. Esatto, a 83 anni. Scritto a 83 anni, come è stato detto bene, ma è un libro vivo di chi si pone non come accade, chi inclina alla memoria del proprio passato, ma è un libro di qualcuno che si interroga su cosa, per dirla semplice, ha combinato e come l'ha combinato nel corso dei decenni e perché certe scelte e come sono state motivate e poi assunte nelle loro conseguenze. Insomma, ciò che sorprende è che questo libro fa una sorta di esame di coscienza di qualcuno come Grao che ha avuto un ruolo rilevante nei precedenti sette decenni, prima un ruolo di consapevolezza, di riflessione e poi un ruolo di responsabilità diretta. Quello che a me ha colpito e che ha motivato anche il taglio che ho creduto di dover dare a questa postfazione che si è aggiunta al libro, uno scritto che ho voluto intitolare Oltre i comunismi del Novecento, a significare che il comunismo è qualcosa di molto diversificato nella storia di un secolo e che non ci sono soltanto somiglianze tra le varie strade percorse nelle varie società e nei vari luoghi, ma ci sono anche delle straordinarie differenze e che questo elemento di una differenza considerevole, è stato detto da Umberto Ranieri, da Antonio Bassolino, nel tratteggiare la storia del Partito Comunista attraverso la figura di protagonisti come Amendola e Grao, le differenze sono sostanziali. All'interno di una differenza profonda della tradizione comunista, in Grao si trova come affacciato, vuole affacciarsi verso un davanti, un innanzi, che vede formarsi in
trasformazioni profonde che sono intervenute negli ultimi 50 anni. Possiamo dire che questo libro, che è del 96, è un libro che giunge 15 anni dopo la fine del Partito Comunista, ma che si alimenta di ragionamenti e pensieri, come abbiamo visto e come è stato detto, che hanno contrassegnato l'atteggiamento e il giudizio politico di Grau perlomeno a partire dalla fine, dalla metà degli anni 60. E all'interno di queste straordinarie trasformazioni Grau si interroga su quale debba essere non solo lo strumento per che quell'istanza di libertà che mosse lui e gli altri fino agli anni 30 e che lo portò alla cospirazione e al comunismo e alla militanza comunista, come questa istanza di libertà possa affermarsi nelle condizioni nuove, condizioni che all'altezza degli anni 90 già configuravano la presenza di qualcosa che era meno evidente forse 30-40 anni prima. Dico solo un punto che contrassegna la riflessione di Grau e che a me preme perché è una riflessione aperta e nello spirito delle cose che sono state dette anche da ultimo da Antonio. In Grau si impegna a ragionare i limiti della semplificazione che è stata fatta nel corso dei decenni precedenti, relativamente anche ai soggetti e alle forze che hanno il compito della trasformazione sociale. Uno dei punti centrali, e c'è una discussione interessante con Trentin, è la centralità della figura operaia. La figura operaia e dunque anche la figura operaia naturalmente intesa come quella leva che, emancipando e liberando se stessa dal vincolo della relazione economico, sociale e capitalistica, libera ed emancipa la società intera, come aprendo un varco per stare nell'universo metaforico di ordine militare al quale vedevamo prima, apre una breccia che per non avere ancora il vincitore, colui che si è liberato, realizzata la completa, la piena libertà dei singoli e di ciascuno e della relazione sociale nuova, però in quella breccia passerà un giorno. Questa dimensione, che era la dimensione del comunismo terzo internazionalista, viene fortemente sulla scia di Gramsci, da Grau, non solo questa discussione, ma ritenuta vecchia e forse portatrice di alcune delle grandi tragedie del Novecento. Rispetto alla centralità della figura operaia, in Grau si muove a capire quale debba essere la soggettività nuova sulla quale lavorare. E questa soggettività nuova che lo invia a riflettere su contro un'idea lineare e semplice e univoca, a riflettere su quella che è una dimensione che ci riguarda propriamente anche come singoli, ciascuno di noi, una dimensione in cui l'elemento plurale, molteplice, complesso, è qualcosa che insiste in noi stessi, in noi medesimi, e dunque la relazione sociale che ciascuno di noi è come portato, intenzionato ad affermare, ottiene conto di questa complessità, ottiene conto di questa non riducibilità, o non persegue lo scopo fondamentale. Da questo punto di vista anche l'organizzazione della politica, ad esempio una per tutte, la forma partito, o la forma partito si aggiorna, si inventa,
si realizza su principi che, pur recuperando, come a dire, l'istanza che muoveva i partiti classici, li rovescia e capovolge completamente, poi nei termini della struttura, quindi della gerarchia, quindi poi soprattutto delle articolazioni concrete che devono essere molteplici e plurali come i terminali di una figura che non è una compatta identità, ma una vivente molteplice, plurale serie di determinazioni diverse e differenziate. Argomento arduo e difficile, perché tutta la cultura che politica che noi abbiamo, nobile, relativa al partito, una cultura politica che, a guardare bene, affonda le sue radici nel 6-700, la parte, a cominciare da testi classici che sono seicenteschi, tutta la cultura politica, dico, è piuttosto intesa a una opera di accorpamento e di riconoscimento tale per cui insieme costoro che si accorpano e si riconoscono agiscono e efficacemente intervengono. È straordinario come in Grao quasi in certi passaggi non solo la forma partito, ma l'istituzione la moltiplichi all'interno, la sottoponga a una diffrazione, a una rifrazione che la moltiplica fino al punto che la rende, diciamo così, compatibile o diremmo sensibile con quella complessità della società e della relazione sociale che la condizione recente delle società mostra con forza. Insomma, io credo che questi argomenti siano argomenti difficili su cui vale la pena di tornare con molta serietà, perché Grao è un uomo di pensiero e questo alla distanza avviene. Oggi abbiamo detto abbastanza, io mi scuso per questa piccola appendice che voleva essere soltanto l'indicazione di un metodo di lettura possibile di questo testo. Grazie. Grazie a tutti, Presidente del Stato, felice di tutti.